Dopo la clamorosa sconfitta ed eliminazione della Juventus dall'Europa League per mano del Siviglia, arrivano anche delle parole di Max Allegri a fine partita che sono letteralmente, chiamiamole, fastidiose. Perché ha parlato di una squadra che gli è stato chiesto anche quest'anno alla Juventus non alzerà trofei per il secondo anno consecutivo. Giovanni Guardalà ci tiene a sottolineare questo aspetto in maniera perfetta. E lui cosa risponde? Dicendo che sì, ci sono tante altre squadre in Italia che non hanno alzato trofei e nessuno nasce imparato. Roba veramente fuori dal mondo. Come può un allenatore dopo la seconda annata tragicomica che fa senza alzare nessun trofeo dire robe del genere? Ma non è finita qua, perché ovviamente il dito su cui viene puntato non sui Cuadrado che fanno una partita pessima, non su Chiesa che sbaglia clamorosamente, ma soprattutto non su Di Maria che commette un errore incredibile davanti alla porta nel primo tempo, ma la colpa a chi va? Ai giovani, perché dice: quando i ragazzi, e molti di questi ragazzi che stasera hanno poca esperienza internazionale, e più di questo i ragazzi non potevano fare, quando i giovani hanno poca esperienza internazionale succede questo, sicuramente l'anno prossimo, avendo più esperienza anche da un punto di vista internazionale, faremo meglio. Senza dire però che Fagioli, fino a che aveva giocato, era uno dei migliori in campo, ma soprattutto Gatti, lui che ritiene giovane con poca esperienza, ha fatto una delle migliori partite in assoluto. Ti segna Vlahovic, che è uno di quelli che tu dici che è giovane, che non ha molta esperienza, ti segna. Ma la partita più brutta l'hanno fatta i Di Maria e i Cuadrado, con Alexandro invece che sta in panchina. Poi arriva anche Chiellini, che è direttamente da USA, bello, in poltrona, va a tessere le lodi anche di Max Allegri dicendo: ma non ti devo dire nulla, in realtà dispiace, ma la squadra ha giocato anche molto bene, dispiace solo per i dettagli. Una roba davvero incredibile. E poi cosa dice? Dice: dobbiamo arrivare secondi perché dobbiamo migliorare la classifica degli ultimi due anni, facendo riferimento allo scorso anno sì, ma soprattutto all'anno di Pirlo. Intanto non nomina l'anno di Sarri, colui che criticava sempre Allegri perché non vinceva trofei, ma soprattutto non dice che l'anno di Pirlo sì si è arrivato quarto, ma ha vinto due trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Questo non lo dice. Incredibile, chiaramente non mi aspettavo le dimissioni, perché Allegri non è il tipo, però almeno un minimo più di ammissione di colpa, francamente non lo so aspettare. Invece puntare il dito contro l'inesperienza dei giovani mi è sembrata la roba più brutta che potesse fare Max Allegri dopo l'eliminazione dall'Europa League.